Arrivederci, Frecchia, eh. Buona giornata. Commissario, dalla centrale, urgente. Vengo. Pasquale, un figlio di cane. Chiamo dall'assistenza di Gio. Pasquale, Carcù. Ricordate una cosa. Che io mi chiamo Salvatore Gargiulo. E se tu te sbagli una comanda, io te rompo... Ho già afferrato, grazie. Bravo. Cameriere. Sì? E tu osavi tradirmi con questo coso brutto, guarda, grasso, pelato. A parlare da Lendelona, parla. Ma per noi il bene più prezioso sono i nostri cari lavoratori. Lei! Filomena, muy hermosa, è scappata da canosa. E dai, Filippuccio, ti prego, non fa brisa a sé. Filippuccio, non fa brisa a sé. Arriverò domani da Milano, ore 10, stop, zio Saverio. Ah, zio Saverio è lo zio della zia. Chi cazzo è zio Saverio? Un riperto a Juventus. Sì, siamo in corsa per Platini. Per carità, zitto. Se si viene a sapere siamo fregati. Dobbiamo girare di sorpresa, acqua in bocca con tutti. Sarò muto come un pesce che si è operato alle corde vocali. Bravo. Baudaffi Pasquale. Presente. Sali, vieni fuori. Ecco. Superiore, guardi che io non c'entro, eh? Se dicono tutti così. No, non c'entro proprio dal buco, è più stretto. Dai, curti, beh, quando eravamo a Gnum, scopo un pallone. O se un anno, mi sono fatto fregare, tutti si spalciuto, si sciuto. Bello, Pasquale. Un caffè, con un po' di humor. E con tutto il mio tormento, l'ho cercata nel Salento. Una noce piente pioggia, l'hanno vista pure a Foggia. Giordano, Rummenigge. Rummenigge! Il più grande cacciatore tedesco. Al posto dei bicipiti c'è il marmo, già. Abbiamo preso? Sì, quasi. E poi i soldi, quanti me li dai i soldi? Senti, è inutile che facciamo tante discussioni, che è tanto. Se me le devi dare queste 100.000 lire, me le dai. Me le svendo lì davanti, come se mi stai a dare 10 milioni. Allora, se le restituisco, arrivi a cercare. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ci vediamo, eh. Ciao, Gaeta. Se rimane a stare qua, non si cancia a stare tun. E le capiti, come sto? Vorrei andare a casa. Resteresti qua questa notte per me al posto mio? Ah no, non posso, da me, con tutto il cuore, ma non posso, c'è una cosa importante. Guarda, ti do 10.000 lire. No, non è per le 10.000 lire, è proprio che non posso. Se ti dico lascio non... anche la mia cena. Ma non è per la cena, dico non posso, non posso. Figurati, mandare sprecata quella grazia di Dio che mia moglie ha portato da Bondeno. Una bella pagnotta di pane fresca, scrocchiarella, sì, e lo spezzatino col sugo e col sedano. Sì, che non posso. E poi un profumino. E poi due tagliatelline col prosciutto. C'è anche il tartufo? Certo. No, non me ne vado, io rimango qua stanotte. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto voce e fermette, uguale. Io ho messo il desperado, però non mi sono sparato. Sono pieno di lipido, arrapeto ed infrisito, neanche un po'. Ricoglionito. Qui il commissario Auricchio, che facciamo? Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo. Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio. Di che commissariato sei? Parliamo. Canà, indovini chi li ho preso. Chi? Mara. Mara, c'è mia moglie. Maradona. Maradona, benedetta il coronel. Semplice, semplicissimo. Grazie, la sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Suonate, mi potete pure ammazzare a me, io più forte di così, non ci vado, anzi, metto pure la prima. Rimbambito, hai cambiato? No, sto sempre con tua madre. Senta, la tariffa quand'è? Per le otturazioni? Per le otturazioni? C'è la miseria, ma siete geniale proprio, le inventate tutte, giustamente. Sì, per le otturazioni. 20.000. Precise. Allora... 5 otturazioni. 5 otturazioni? Sì, sono 2 anni che... Avete preso per un coglione? Ma no, sei un eroe! Ah, avete preso per un coglione? Ma no, sei un eroe! Avete preso per un coglione sotto la vena, mi fa male! Ah! Fammi che andare. Come eravamo, siamo uguali! Non mi giudichi una stupida, ma sono tanto infelice!
stranieri? No, siciliani! Caffè corretto? Quale caffè corretto? Chiaro? Chiarissimo. Semplice? Semplicissimo. Semplicissimo. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Donde sta? Filomena, donde sta? Chi lo sa? Chi lo sa? Ma dico io, Monica, perché ogni cosa che faccio io non ti sta bene? Mi devi sempre prendere di petto, eh? Perché io mi diverto a prenderti di petto, ecco. E anch'io mi diverto a prenderti di petto. Dammi il petto! La Samp la vedo molto male oggi, eh? Certo che tu metti proprio molta allegria addosso alla gente. Già c'hai questa faccia con questo pallore fisso. Ti chiami Crisandemi. Ti ho comprato i primi di novembre. Per cortesia, cerca di non gufare continuamente. Se no ti faccio rimanere nell'oculo tutta la panchina tutta la vita. Ah! Ma che? Niente, piove. Ah! Ho capito. Il suo è da vitalizzato. No, no, il mio è vitalizzato, e come? A Roma, ma che bello agno di me! Bello, fantastico! Scusa, sì. Non mi vorrei svegliare, ma sento che qualcuno me la sta attirando. Senti, Maris, tu sai il rispetto che ho sempre avuto per te. L'ho cercata, un mio amico, negli uffici della Digos. Donde sta? Vivo me, che cosa fa? Chi lo sa? Chi lo sa? Chiaro? Chiarissimo. Semplicissimo. Semplicissimo. Grazie. Prego. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Come ha fatto? Attraverso una serie di spostamenti di giocatori in regime di svincolo sono riuscito ad avere i tre quarti di Gentile. Grazie. E i sette ottavi di Collovati, più la metà di Mike Buongiorno. Sì, a Mike Buongiorno. Sì, nell'affare è entrato anche Berlusconi. Ah, me lo dovevo immaginare io. Berlusconi, allora c'è di mezzo Berlusconi 4-15, diciamo, di Rete 4, che passa a Cologno Monzu, Milano 2, Italia 1 e Milano 2 con la Rai, no? Ma che Rai, Rai? In conclusione, Berlusconi ha ottenuto i campionati del mondo in esclusiva e noi la comproprietà di Maradona in cambio di Falchetti e Mengoni. Quindi Falchetti e Mengoni dobbiamo dare. Ma che me ne frega quando ci abbiamo Maradona? Fra tre anni. Ce l'abbiamo tre. Fra tre anni? Allora noi Falchetti e Mengoni ce li diamo fra tre anni. No, quelli ce li ho già dati, sono già della Juve. Caro Canà, in certe circostanze bisogna saper rischiare, guardare al futuro. Guardare al futuro, ma io devo guardare al presente, presidente. Io il campionato con chi lo faccio? Mo ci metto ad ala fluidificante Daniele Piombi e ci metto ad ala tornante Pippo Baudo, non lo so. Ma se lo faccio a strappare lei, mi scusi tanto, che ce l'ha devitalizzata e ce l'ha forma di caverna, pieno di pus, marcia e fa pure schifo, ha capito? Lei è quella puttana di sua moglie. Mia moglie? Possibile a Roma, non si può, mannaggia! Ah, adesso mi ricordo! E dicono che sono una civetta provocante. Beh, oh, civetta provocante, non esageriamo adesso, è carina lei. Caffè normale? Sì, con Utopia. Forse è andata giù a Sanremo, ma che cacchio ne sapevo. Facile, chiaro? Chiarissimo. Grazie, la sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Don Peppino! Don Peppino! Disgrazia, mannaggia! Ecco, guardi, lei crede che è colpa mia se mi escono tutte di fuori? No. Un caffè con Utopia. Con chi? Vogliono un po' di utopia, un goccio. Mica ti sarei sbagliato, no? No, lo vogliamo fare normale? Bravo! Signor direttore? Sì? La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Ce l'ha una scopa? Per farne cosa? Siccome mi è rimasto il sedere libero, già che ci sono, do una pulitina all'ambiente.
Io ho detto 15 perché, mentre i 5 per esempio della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedano. E così viceversa. Allora la gente pensa che c'ha 5 giocatori in più. Invece no. E perché mentre i 5 vanno avanti, gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale, le squadre avversarie si diranno: ah, che sta succedendo? Ciao. Ciao Pasquale. Andè Costa. Auguri, eh. Grazie. Fate buon Pasquale. Errore maledetto. Arrivo. Che cazzo lo conosce? Caffè. Non più normale, ma freddo. Freddissimo. No, io adotto un altro tipo di tattica, la B-zona. E che cosa sarebbe la B-zona? È forse la zona per tornare in Serie B? La B non significa B, B-zona sta per bis-zona, cioè due volte zona. È come se io a lei dicessi bistro, che non significa bistro francese, ma due volte stronzo. Arrivederci. Un caffè freddo, freddissimo. Ti ricordi bene come mi chiamo? Gennaro Gargiulo, e se sbaglio la comanda l'hai... cosa? Bravo. Ma ne vogliono un altro, lo vogliono freddo. Lasciatela, lasciatela la palla! Ma guardi che la palla ce l'hanno gli avversari. E a posto sto gridando, lasciatela quella palla, così poi sentono così e la lasciano. È una guerra psicologica la nostra. Fredde corretto! Ma che dice? Bollante e dolcissimo. Sembrano i ruoli sbagliati, stai, cavallo? Cambia, cavallo! Che l'erba cresce! Non potessi reinterferire nei cavoli miei, che mi fai perdere il filo. Ah, freddo! Ecco, freddo e corretto. Le sembro provocante? No, è normale come... Voler dolcissimo? No, amaro, tanto amaro. La Juventino? Sì, perché... Me lo immaginavo io, tipica faccia bianca da intellettuale, barba nera, per forza. Per cortesia, vado a suonare a casa di Trapattone a fare il concerto in Rachmaninov. Caffè amaro, tanto amaro. Stavolta te sei sbagliato, eh? No. Oh, mi pare in epilettico. E allora che c'hai? Gennaro Gargiulo. E se sbaglio le comando mi sono... Ecco. Senti, ragioniamo con calma. Guardiamoci negli occhi. Vabbè, lascia perdere, non guardiamoci. All'acqua di rose. All'acqua di rose? All'acqua di rose, dolce, dolcissimo. No, amaro, amarissimo. Dolce, dolcissimo. No, amaro, amarissimo. Dolce, dolcissimo. Amaro, dolcissimo. Non potete trovare un accordo? No. No. Ah. Come si chiama? Indovini un po'. C'ha 10 secondi. Nome, cognome e codice fiscale. No, non lo voglio più. Non lo vuole più? No, signorina, lei adesso si prende tutto. Tutto, silenzio. Questo è corretto, questo è scorretto. Questo è l'humor, questa è l'utopia. Questo è dolce, questo è amaro. Questo è freddo, questo è caldissimo. E questo è offerto dalla ditta. Ma che fa? Toscano corretto alla panna. Uno e due. Oh, che libidine! Domenica. Dove sta Filomena? Cosa fa Filomena? Io lo sai cosa faccio Filomena. E perché non me la dico prima? Filomena, fa la puttegna. Che maleducato sono. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo. Thank you.